Benvenuti a questo nuovo pazzesco format o pazzoide, usate il termine che preferite. Eccomi qua, naturalmente in compagnia, visto che anche lui è il fratello fondatore di questa loggia, Andrea Rampado. Ciao Camelo! Ciao fratello. Come ho già detto l'altra volta, E vabbè, ciao così a tutti. non eravamo in diretta come oggi, ma comunque un giorno racconteremo un po' di più i segreti della loggia, i segreti della nascita della loggia e soprattutto i riti di iniziazione dei fratelli maggiori, di cui. Ma adesso non è il momento. Intanto, allora, come va lì in casa? I sacchetti di sabbia? Tutto a posto? I liti di mitragliatrice? No, perché per chi ci ascolta, per chi ci stesse ascoltando, vabbè, dai, dillo tu, tua moglie Bielorussa, di è. fatto Russia. Ecco, quindi Sì. tu invece Ho una guerra in casa. sei membro della NATO a pieno titolo, quindi. Purtroppo sì. O devo rinunciare io alla NATO o deve rinunciare lei alla cittadinanza russa. Vedo più probabile la prima cosa che la seconda. Sì. Ad ogni modo, insomma, giusto per ridere, c'è una specie di guerra dei Rose Reloaded. Ma la cosa sta diventando abbastanza seria invece, ci ridiamo sopra, scherziamoci sopra, ma di fatto, ad esempio, in Repubblica Ceca già hanno approvato una legge che c'è l'arresto fino a 3 anni se dimostri o se parli in favore di Putin o in favore della Russia. Quindi, attenzione, siamo in Europa. E quando uno Stato europeo inizia a fare queste cose, di solito poi, sai, si allarga questa cosa. Beh, ma lo Quindi, vediamo anche qua in Italia con quello che sta succedendo, non nei occorre prossimi neanche. giorni, nelle prossime settimane, Tom, speriamo di no, ma sarà sempre più difficile parlare con obiettività di quanto sta accadendo in Ucraina con la Russia. Sarà sempre molto più difficile. Vabbè, io per quel che mi riguarda continuerò sempre a parlare come cavolo piace a me. Sì, sono d'accordo con te, però è per dire che stanno stringendo, sono gli ultimi colpi del globalismo mondiale. Sicuramente sono gli ultimi colpi perché Sì. Putin si è svegliato, l'orso si è destato dopo 8 anni di paziente attesa da parte sua, da parte ovviamente dei russi, alla fine è stato assolutamente costretto, oltre 15.000 morti nel Donbass, di cui una gran parte purtroppo di bambini, Già. delle stragi di cui nessuno ha mai parlato, quei pochi che ne hanno parlato sono stati censurati, minacciati, Alcuni anche ammazzati, mi riferisco alcuni purtroppo al nostro giornalista italiano, sì. Andrea, vabbè. Comunque, ogni tanto c'ho dei lapis. È difficile un po' in questo momento ricordare tutte le cose, sono talmente tante, Tom. Si fa fatica anche a seguire tutto e a volte forse è meglio non seguire tutto, proprio per avere la mente un po' più libera e più obiettiva, no? Perché ad ascoltare tutto noi diciamo sempre non guardate la televisione e poi dopo la guardiamo per capire che cazzo dicono. E questo Sì, ci però riempie di io ho grossi porcherie. problemi di stomaco, cioè, quando Sì, alla fine, cioè, ultimamente ma è veramente praticamente grossi, perché impossibile. cioè, era già dura prima, ma adesso stanno veramente raggiungendo delle vette inenarrabili, proprio di schifezza, di Sì, falsità, di ipocrisia. mentono apertamente senza ritegno, senza se ne fottono altamente che qualcuno, come noi ad esempio, si rende conto che stanno mentendo, perché per loro sono statistiche, quindi finché l'80% della popolazione si vaccina, minacciata o meno, c'è comunque una gran maggioranza delle persone che è disposta a seguire questa narrativa. E Là. questo è il grosso problema. E questo è un grandissimo problema. Ti dico, oggi sono stato a pranzo su un posticino qui sui Colli, dove da qualche mese non andavo, e dove le persone che lavorano lì, i titolari, sono vaccinati e sono straconvinti, erano
straconvinti della vaccinazione, tanto che sono stati i primi a chiedere il Green Pass, eccetera, eccetera, anche quando non era assolutamente obbligatorio. Tant'è vero che non ci sono più andato. E oggi sono capitato lì e proprio una di queste persone mi ha detto: Andrea, guarda, non ti dico che avevi ragione, però io Io la non prossima sono. cosa non me la faccio. Sono stata malissimo, continuo a star male, continuo ad avere problemi. Non me l'ha detto esplicitamente che avevo ragione, ma visto che è saltata fuori lei con questo discorso, è stato un modo suo per dirmi: Andrea, forse se ti ascoltavo allora forse era meglio. Ah, quindi già E oggi ha all'epoca la tu difficoltà. le avevi espresso le tue perplessità, avevi un po'. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi tu sai come io ho ottenuto il Sì, passaporto, ma non possiamo quindi. dirlo qui. Non possiamo certo parlare di questo. E come lo tenere tutti i miei cari amici e tutte le persone che ovviamente hanno capito che questa è una grandissima farsa che ha degli obiettivi ben precisi, purtroppo, pur essendo una farsa. E quindi insomma andiamo avanti così. Sempre più persone si stanno svegliando o risvegliando qualcuno e quindi dovevano cambiare narrativa, per Ah, forza. E senti un questa po', fammi guerra è capitata a vedere. tavolino, a fagiolo. Fai vedere un po' il tuo passaporto, giusto per capire, per dire a chi ci ascolta o ci ascolterà perché tu sei una persona particolarmente qualificata per parlare di Ucraina, Russia, Bielorussia, Kazakistan. Vabbè, voi non Ogni lo doppio vedete. timbro è un viaggio in Ucraina, in questo caso. Ucraina, Ucraina, Ucraina. Ucraina, 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 tutta Ucraina. Ucraina questa, e poi qua iniziamo con i visti del Ministero delle Scienze russe, Giappone, sempre Russia, Russia, questi sono tutti visti annuali o biannuali, Kazakistan, questa è una storia che un giorno racconteremo. Eh sì, infatti ci pensavo oggi, ho detto ma la tiro fuori quella, ma la tireremo fuori, un po' con calma. Sempre Russia, questi sono i risultati di chi si è dedicato per anni a leggere Nexus, no? Già, vero. A leggere e a verificare. Esatto. E quindi, insomma, vabbè, Russia, Giappone, sostanzialmente io ho fatto per 15 anni, lo sai, Tom, moltissimi viaggi in Russia e in Giappone, ho visitato in Russia e in Ucraina soprattutto, ho visitato un gran numero di laboratori. Laboratori privati militari, soprattutto in Russia erano militari, avevo dei nulla osta per poter accedere e il patto era che non trattassi assolutamente armi nucleari o materiale nucleare, ma tutto ciò che era tecnologia militare legata a quello che riguarda la cavitazione, l'implosione. Potevo visitare, potevo chiedere, potevo documentarmi e potevo anche presentare delle proposte di collaborazione, di sviluppo di queste tecnologie. Ma loro avevano già sviluppato tutto, in buona Già, sostanza. già. Cioè, Sì. già nel 56, 50, sì, no, 54 utilizzavano questi reattori di cavitazione per mescolare l'acqua di mare con il mazut, con l'olio pesante che alimentava questi grandi motori navali, questi grandi motori diesel, che producevano un sacco di fumo, ma mescolandoli in formula stabile con l'acqua, riducevano Le parecchio emissioni. la fumosità e quindi erano meno individuabili quando navigavano in superficie dagli aerei antisommergibile. E soprattutto, cioè soprattutto, immagino che riducessero anche i consumi stessi, giusto? Sì, anche i consumi diminuivano, non di tantissimo. Io quando li ho misurati nei test a banco, vabbè, i russi dicevano noi arriviamo al 50% di Sì, risparmio, in vabbè. verità poi era difficile superare il 7-8%, ma comunque la fortissima riduzione di NOx e di incombusti, quindi di fumi neri, di fatto aumentava le prestazioni e quindi di fatto miglioravano i consumi.
Ma da lì poi, insomma, lo sviluppo tecnologico della cavitazione, delle applicazioni della cavitazione sono diventate pressoché infinite. Una tra tutte, ad esempio, era lo smaltimento dei carburanti speciali per i missili, che sono dei carburanti sono delle miscele anche di idrocarburi un po' particolari, sono altamente tossici, altamente inquinanti, che ogni tot anni devono essere chiaramente smaltiti. E quindi veniva utilizzato, ad esempio, un cavitatore molto particolare ad aghi magnetici, che distruggeva queste molecole, quindi le riduceva, e riducendole diventava pressoché un carburante quasi tradizionale, adatto alla combustione senza emissioni di gas nocivi. Quindi i russi le hanno pensate veramente tutte, ma questa è un'altra, ma ce ne sono tantissime. Ad Dai, esempio, sentendoti parlare, scusa se ti interrompo in cerca di ricordarti quello che volevi dire, che magari è quello che ti sto suggerendo io, non lo so, ma sentendoti parlare di aghi, mi è venuto in mente una delle cose più sbalorditive, importanti che tu hai potuto in qualche modo toccare con mano, perché me l'hai fatto vedere tu, e mi riferisco a quel sistema che però non era in Russia, era in un altro paese, non mi ricordo quale. Kazakistan. In Kazakistan, esattamente, quel sistema per praticamente abbattere completamente le emissioni di fumo dalle industrie o dagli inceneritori, per esempio. Cioè, immaginate inceneritori in cui tu il fumo di emissione lo ricicli, lo trasformi di nuovo in combustibile, almeno in parte, e lo ribruci, quindi riduci il consumo di carbone o di quello che è, principalmente carbone. Con impatto zero sull'atmosfera, però questa tecnologia mi ricordo che tra l'altro avevi passato dei documenti per cui sembrava o era in programma per essere divulgata o implementata nel 2017, se non ricordo male. Sì, Siamo nel 2022. la visita in Kazakistan, se non ricordo male, era il 2008, Sì. quindi questa tecnologia esiste dal 2008. Mi ricordo che quando sono atterrato ad Astana, Astana era un cantiere di 100 km quadrati, un cantiere edile, enorme, e stavano costruendo la nuova capitale, che è diventata l'ombelico del Sì, commercio petrolifero, con e di tutte le sue altro. belle piramidi, i suoi bei occhi, Sì. e per poi arrivare a questa città, Karaganda, dove c'era questa università ex sovietica, che erano specializzati nella chimica del carbonio, degli idrocarburi. E lì avevano messo a punto questa tecnologia ad aghi, che producono, diciamo, una sorta di plasma, che con la catalisi dell'acqua, semplice acqua, riesce a distruggere completamente le molecole di CO2, di NOx, di SOx, di polveri, di PM10, PM5. Insomma, viene bloccato praticamente tutto e al tempo stesso viene distrutto, trovando poi nell'acqua il carbone. Quindi loro, ad esempio, avevano fatto gli impianti reali, non sperimentali, su delle vere e proprie centrali a carbone. Loro hanno centrali a carbone con le quali producono energia elettrica e calore per riscaldare le case, per riscaldare le aziende. E questi impianti, visti e toccati in funzione, appunto distruggevano completamente le emissioni di CO2, NOx e SOx, recuperando totalmente il carbone. Tra l'altro, la cosa Quindi interessante. non era solo sperimentale, loro avevano già implementato in qualche misura almeno Sì, questa assolutamente, tecnologia. assolutamente. Ho le foto, ho i filmati, Li ho ho visti? No, pensavo che fossero anche. impianti ancora a livello sperimentale, invece mi dici che No, erano. no, no. Poi sono stati finanziati per continuare la ricerca. Sostanzialmente, chi aveva in mano questa tecnologia ha avuto diversi incontri con l'allora presidente del Kazakistan, il quale si è ovviamente prodigato a fornire capitali, ma per fare ricerca, non per fare applicazione. Poi si sono trasferiti in Germania,
tra l'altro in uno stabilimento che è molto vicino alla Bayer, praticamente confinante con la Bayer, dove stanno continuando ancora oggi a sviluppare, ma ogni volta che provano, perché li sto seguendo, ogni volta che Lo provano so, a ti conosco. ogni volta che provano a presentare qualcosa da utilizzare, inspiegabilmente, dopo pochi mesi sparisce, il progetto di vendita di impianti, di mini impianti. Siamo già al terzo ciclo ormai. Ed è una tecnologia incredibile perché consuma, almeno dai calcoli che abbiamo fatto, dai test che io ho fatto personalmente, perché poi, come tu sai, sono riuscito a riprodurre la tecnologia in Bulgaria. Ci ho lavorato 1 anno e mezzo su una località un po' particolare, dove sono riuscito a riprodurla perfettamente la tecnologia, anche perché non è una cosa così fantascientifica, anzi, È sostanzialmente una puttanata, diciamo così. è molto simile a un filtro a ioni, insomma, è abbastanza semplice, sostanzialmente. Solo che, vabbè, bisogna lavorare con altissime tensioni, oltre le 20.000 volte, però a bassissimo amperaggio. Quindi è una tecnologia, insomma, abbastanza semplice. E dai test che abbiamo fatto, quindi bruciando quantità di legna o di carbone o di gomma note, riproducendo il quantitativo in carbone di ciò che è poi l'emissione dopo la combustione, abbiamo calcolato che il consumo era di circa l'1% rispetto all'energia data. Quindi, tanta roba, veramente tanta roba. Quindi, per dirti, se viene prodotto 1 kW, il consumo di energia Per il sistema. per il sistema per riprodurre, per distruggere la CO2 e i gas inquinanti è di circa 10 watt. Quindi l'1%. Notevole. Sì, tanta roba. Ed è una tecnologia che se fosse divulgata, che se fosse utilizzata oggi nel mondo, avrebbe risolto, risolverebbe un sacco di problemi. Sì, ci potremmo levare una certa gretina dei maroni, Esatto, diciamola così, almeno eh? quello che ci viene indicato essere un problema, la Certo, CO2 certo, antropica. certo, Poi certo. è tutto da dimostrare che è la CO2 antropica la causa del cambiamento climatico globale. Noi sappiamo bene, ma fin da quando avevamo il nostro forum su Nexus, Tom, avevamo proprio una sezione dedicata solo a questo, con un sacco di persone, ricercatori che postavano quotidianamente le ricerche sulle attività solari, se ti ricordi, Già, sì. e che correlavano proprio i cambiamenti del clima ai cambiamenti naturali del sole, e quindi la presenza di macchie solari, la presenza di flare, la presenza, il cambio dei poli magnetici del sole che avviene ogni tot tempo. Quindi avevamo una sezione che era fantastica. Con tantissimo di quel materiale raccolto, io ne ho ancora una gran parte nel vecchio computer, di pubblicazioni scientifiche, di esperimenti fatti proprio a dimostrare che, insomma, la CO2 Sì. E poi è relativa è un alle. argomento poi avvalorato da, diciamo, da persone difficilmente discutibili, anche se fa storcere il naso doverli citare, non a noi, ai ben Sì. pensanti. Mi riferisco a Zichichi, mi riferisco a Rubbia, cioè premi Nobel o comunque eminenti scienziati che hanno detto esattamente questo. Guardate che questa storia qua del riscaldamento globale è una bufala, cioè il clima è direttamente collegato ai cicli solari, alle attività solari, ai flare solari, che tra l'altro è, io ricordo bene questo argomento perché seguì nel 2010, mi incuriosì molto il caso di questo meteorologo barra astrofisico britannico che diciamo che quando è stato verso sarà stato verso luglio-agosto l'ente meteorologico britannico, parlo dell'estate del 2010, che tra l'altro ti ricordo è stato l'anno anche del disastro della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico, Non eh? ricordo molto bene. Ecco, quindi anche quello c'entra in questo discorso, ma non c'entriamo adesso.
Comunque, l'ente meteorologico britannico pubblica un rapporto: a quest'inverno avremo un inverno mite, niente di che, cioè niente di cui. Perché lui pubblica fa un post, pubblica un articolo, comunque fa sapere: guardate che l'ente meteorologico britannico si sta sbagliando. Quest'anno, quest'inverno, avremo un inverno così rigido e con precipitazioni nevose che non si vedevano da decenni o qualcosa del genere. Cosa che si verificò regolarmente, Cosa che al aveva. punto che dovenne intervenire l'esercito per riuscire a mantenere i collegamenti tra la Scozia e altri, cioè, capito? Me E lo ricordo molto quindi, bene quell'anno, sì. Capperi, e lui, tra l'altro, appunto, l'ho detto prima, era un meteorologo, meteorologo, vabbè, insomma, quello lì, Non era un e meteoropatico, dai. no, ma era anche un astrofisico. Cioè, Sì, voglio sì. dire, lui, al contrario dei meteorologi tradizionali, che considerano il clima terrestre come un sistema chiuso, dice: ma quale cazzo di sistema chiuso? Cioè, non è un sistema chiuso, è un sistema apertissimo, cioè siamo direttamente e strettamente collegati ai cicli solari, alle attività solari. E tra l'altro erano gli anni in cui, più o meno, era l'anno in cui, gli anni, il periodo in cui erano scomparse le macchie solari. Cioè, c'è stato un mese durante il minimo solare di quel tempo, che doveva essere intorno al 2008, in cui l'attività solare, fenomeno mai osservato prima nella recente storia dell'astronomia, per periodi di giorni non c'era neanche Era una stato caccola. previsto comunque teoricamente, si chiama minimo di Moon forse. Sì, no, il minimo solare è un fenomeno noto, ma che non si vedesse manco una macchia solare per ore o giorni di fila, non si era mai visto. Era il minimo più minimo che si fosse mai Successo anche visto. l'anno scorso. Sì, infatti, È e successo infatti anche l'anno stiamo scorso. andando, al contrario di quello che raccontano, noi stiamo andando verso una mini era glaciale, come peraltro proprio Esatto. scienziati dell'Accademia delle Scienze russa stanno dicendo da almeno 20 anni. Come minimo. Chiusa Sì, parentesi, non volevo è che interromperti, ma mi. non. Sì, Vedi, di nuovo torniamo alla Russia. È tanta roba. È lo so, tanta per roba. quello siamo qua. La Russia, sì, non è. Gli scienziati russi, non sono mai stati legati a progetti che dovevano avere finalità prettamente militari o commerciali. Gli scienziati russi sono sempre stati liberi di sperimentare, ipotizzare, senza il cappello e l'obbligo di produrre un qualcosa che deve essere o militare o alla fine poi anche commerciale, perché se prendiamo esempio gli Stati Uniti, tutto ciò che viene sviluppato in ambito militare nell'arco di 20, 30 anni o 40 anni, poi diventa anche commerciale. Mentre per lo scienziato russo questo non ha nessun senso. Lo scienziato russo, ha una visione olistica e come tale riesce a spaziare in ogni dove senza preconcetti o senza precomandamenti e Infatti. quindi riesce, e sono sempre riusciti gli scienziati russi a sviluppare cose incredibili. Ma anche teorie che a quanto pare qualcuna di queste sono state anche dimostrate, ad esempio il fatto che il petrolio Esatto. non si esaurirà mai perché è la terra stessa che lo Esatto, produce, un processo idrogenazione. di Giusto? idrogenazione, esatto, e quindi niente a che vedere con le foreste pluviali che sono andate a finire sotto, Dinosauri, ma con i laghi, dinosauri, alghe. tutte Miliardi di stronzate, tonnellate di insomma. alghe, in centinaia di migliaia di anni si sono trasformate per plan. No, la Terra proprio produce. Ci sono, allora, bisogna fare chiarezza anche qui. Ci sono delle situazioni in cui effettivamente il petrolio è il risultato di un processo, che deriva dalla biomassa, mettiamola Sì, così. certo. E sono dei petroli che sono ben noti, mentre ci sono degli altri tipi di petrolio. I petroli non sono tutti uguali. Esatto. E
che non hanno nulla a che vedere, è proprio di origine minerale, di origine terrestre, non da biomassa. Ma anche questo noi oggi lo sappiamo, il mondo non lo sa, la maggior parte del mondo occidentale tutto questo non lo sa, ma noi lo sappiamo proprio perché abbiamo parlato con questi scienziati, abbiamo conosciuto questi scienziati e sono stati anche in grado di trovare dei giacimenti petroliferi grazie a queste loro teorie. In Vietnam, per esempio, dove nessuno avrebbe mai immaginato che ce ne fosse uno. Tanto per Esatto, dire. esatto. Il primo che mi Quindi, viene in mente, ecco. e questo è il motivo per il quale io per tanti anni ho viaggiato lì, come ben tu sai, cercando di imparare, di conoscere. Comunque, mentre prima parlavi appunto di questo tipo di scienziati che qua in Occidente sono virtualmente sconosciuti, cioè scienziati veramente liberi di fare scienza. Senza come pare a loro, il primo che mentre parlavi mi veniva in mente, ed è penso l'esempio più strano che si possa immaginare, ma più calzante, è quello di Grebennikov. Un entomologo, uno che studia gli insetti e ti scopre la teoria della cavità risonante e l'antigravità. E se ne andava in giro con una tavoletta di legno Volante. antigravitazionale, Sì. cioè delle cose che a raccontarle qua uno non ci crede, però questi sono fatti, non sono niente, insomma. Quindi E ne vabbè. hanno fatte tante, ma soprattutto la cosa interessante che ho scoperto già dai primi viaggi, la maggior parte di questi scienziati ha studiato Tesla. Ma perché non mi stupisce sentirlo? Ha studiato proprio Tesla. Loro sono riusciti ad avere un sacco di documenti segreti e a studiarli e a portare avanti alcune teorie e anche alcune applicazioni di Tesla. Quindi tutto parte, molto parte, non tutto, molto parte proprio dagli studi di Tesla. Beh, è Una proprio in cosa che mi ha. Russia che esiste quell'impianto pazzesco. Adesso non so, ne useranno forse solo una porzione, ma lo sai di cosa sto parlando? Un Sì, impianto sì, pieno sì. di bobine di Tesla, torri van der Graaf, di tutto. Sembra uscito da Metropolis quella roba lì, Ne hanno però è combinati lì. di tutti i colori. Di tutti i colori. Ma la cosa, per dirti, i primi viaggi che facevo quando atterravo nei vari paesi che ho visitato, da Novgorod a Rostov, ne ho visitati tantissimi di paesi in Russia e in Ucraina. Quando atterravo, nella fase di atterraggio, in quasi tutti gli aeroporti vedevo questi radar molto bassi con la scritta Tesla. C'era Tesla ovunque, ovunque. E vabbè, è una cosa molto curiosa questa. Grande scienziato, Tesla. Vabbè, senti, no, mi spiace vedere, ma naturalmente questo è un canale che dobbiamo piano piano divulgare e far crescere. Speravo che ci tenevo a fare la diretta, che mi aspettavo che ci fosse qualcuno che ci faceva delle domande, invece non c'è molta attività nei commenti per ora. Ah, ecco, ce l'ho visto, sincronicità, ho detto non c'è nessuno, improvvisamente appare un buongiorno che ci incoraggia ad andare avanti in questa chiacchierata, perché stavo già Ottimo. dicendo, beh, a questo punto teniamoci il meglio delle nostre news per la prossima puntata ed entriamo nel tema dell'amore, ma magari ne parleremo fra 5-10 minuti. Spendiamo ancora 5-10 minuti per parlare invece di Russia, di tecnologia, di Accademia delle Scienze, perché ne Ma vale la pena. tu sai molto meglio di me questo episodio che è accaduto qualche anno fa. Di aerei militari russi che hanno sorvolato il Canada, gli Stati Uniti. Non Okay. solo, non solo, cioè, è successo ancora, dunque aspetta, 5 anni fa, 4-5 anni fa, quello avvenne ancora, boh, sarà avvenuto 10-12 anni fa, in Del cui 2010. sì, prima del 2010 avvenne che attraversarono, credo sia lo stretto di Bering, e entrarono tranquillamente in Alaska e furono avvistati dai radar americani del sistema di, diciamo,
di controllo e di difesa degli spazi aerei dal NORAD o quello che fosse, quando se ne erano già usciti, quando erano già sulla strada di ritorno, ma chiaramente erano entrati e non erano assolutamente stati visti. E loro praticamente, cioè, insomma, è un argomento di cui mi sono occupato, poi non ci sono certezze, ma quello che saltò fuori è che praticamente la risposta russa a basso costo, naturalmente, no? Mentre gli americani si inventano i B2, gli stealth, gli F-22, lavorano sulle geometrie della fusoliera, lavorano su vernici che assorbono le emissioni radar, ma che costano tanto, e per di più per ogni ora o due di volo devi praticamente riverniciare l'aereo con costi e tempi di manutenzione assurdi. Loro praticamente pare, adesso dico quello da ignorante, io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, comunque sembra che loro avessero inventato, avessero dotato, ed è una cosa che puoi installare su qualsiasi aereo, questa è la cosa pazzesca, avevano inventato una macchinetta, un apparecchio che tu installavi nell'aereo e praticamente era in grado di generare una nuvola di plasma intorno all'aereo, cioè praticamente una nuvola, questa nuvola di plasma, quando arrivavano le missioni radar, queste entravano dentro, ma poi rimanevano intrappolate dentro, quindi non tornavano più indietro. Guarda che se ci pensi è una roba geniale, semplicemente geniale. E infatti mi ricordo questa cosa qui, secondo me ha sicuramente almeno in parte un fondo di verità, perché nel 2000 avvenne nel 2012, quegli anni, ci fu addirittura, non vorrei dire una puttanata, ma forse si trattava addirittura di un Bear, sai, il bombardiere strategico russo, quello con quattro turboeliche, il Tupolev, non mi ricordo la sigla, comunque il Bear, orso lo chiamano in codice NATO, sì, è il corrispondente del B-52 americano, no? Che entrò nello spazio aereo britannico, tant'è che ci furono telefonate perché soprattutto mi colpì una segnalazione di una donna che era pilota di aeroclub, era lì all'aeroclub, cioè quindi stiamo parlando di una persona che almeno gli aerei sa che cosa sono, no? E disse, io rimasi sbalordita, vidi questo Bear, questo Tupolev, che praticamente ha sorvolato, comunque l'ho visto abbastanza vicino al campo di volo dove andavo a fare voli, addestramenti, eccetera, eccetera, e segnalò la cosa. Credo che qualcosa deve essere anche comparso su qualche quotidiano, ma più... poi naturalmente non arrivò nessuna conferma dalle autorità, il caso si smontò nel giro di un giorno, non ne parlò più nessuno e quindi nessuno si ricorda più. Beh, ormai la gente non si ricorda più nemmeno quello che è successo stamattina, figuriamoci. Recentemente ci sono stati anche i sommergibili russi che sono emersi a poche miglia dalle coste americane. Certo, certo. E sono emersi mentre tornavano a casa. Sì, ma e vogliamo parlare dello misterioso e mai spiegato e miracoloso schieramento delle squadriglie, degli squadroni aerei in Siria? Nella base aerea in Siria, oggi non c'è, stamattina non c'è nulla, stasera c'è tutti gli aerei parcheggiati nel piazzale e non si capisce come ci sono arrivati senza che i satelliti americani li vedessero, i sistemi. Cioè praticamente sono riusciti a trasferire squadroni interi di Sukhoi 25, Sukhoi 30, Sukhoi 35, Sukhoi 34, Sukhoi 24, e nessuno li ha visti arrivare lì, nessuno. E anche questo ha a che fare con questa, cioè la tecnologia militare nell'arte della guerra elettronica, o chiamiamola come vogliamo noi, per estensione russa, io non so di quante generazioni è più avanti rispetto alle altre, perché, e qui chiudiamo l'argomento, sennò potrebbe diventare un po' noioso per chi ci ascolta, ricordiamo l'incidente della Donald Cook, vogliamo parlare di quello? Dai, raccontalo che è bellissimo. Non te lo ricordi, è successo nel 2014, mi sembra, potrei sbagliare l'anno ma non cambia niente, comunque un po' di anni fa, ormai diversi anni fa,
La Donald Cook, cioè era un incrociatore lanciamissile, un cacciatorpediniere, comunque insomma una nave da guerra molto sofisticata, proprio di ultima, una delle ultime nate delle ultime varate nella marina americana, la Donald Cook, entrò nel Mar Nero. Ebbe la brutta idea, tra l'altro ci sono anche dei video, perché tra l'altro questi imbecilli, poi non contenti dell'esperienza che adesso racconterò, nei mesi successivi sono tornati, hanno rimandato la stessa nave a rompere i coglioni, sì, insomma, a rompere le balle, e ci sono i video dei Sukhoi 24 che la sorvolano praticamente. Cioè, li trovate in rete, ma prima ancora di questo incidente, di questi incidenti qua che potete trovare in rete, la Donald Cook appunto arrivò lì e come al solito gli americani se non vanno lì a rompere le balle non sono contenti. Quindi questa Donald Cook cominciò ad avvicinarsi verso diciamo, le acque territoriali russe, diciamo così, russe. Bene, malgrado che insomma gli americani, cioè no, i russi avessero chiaramente avvertito che non gradivano questo genere di fastidi, no? Comunque praticamente la Donald Cook si avvicina lì, forse probabilmente anche per poco ha superato comunque le I acque, è confini. entrata per poco nelle acque territoriali russe, arriva un Sukhoi 24, di quelli che poi potrete vedere in rete, uno singolo, vedi che passa, si nota che non ha niente, non ha carichi, non ha bombe, non ha missili, non ha niente. Il Sukhoi 24 è un cacciabombardiere, simile al Tornado per intenderci, aria a geometria variabile, eccetera, eccetera. Però aveva un carico attaccato sotto il ventre, praticamente un piccolo pod che era praticamente il cuore di questa contromisura elettronica di cui era dotato. Va bene, ora passa, fa una lunga, larga, tranquilla virata, ripassa sulla Donald Cook. Nel momento in cui ripassa, deve aver attivato questo dispositivo, cioè la Donald Cook si è spenta. Non funzionava più niente, si è spenti i motori, spenti i sistemi elettronici, spenti i radar, spenti i sistemi di puntamento dei cannoni o dei missili. Cioè, praticamente era lì una specie di barca galleggiante e poteva soltanto rimanere lì a Una galleggiare. bagnarola era diventata. Scusate, esatto. A quel punto il Sukhoi cosa ha fatto? Ha fatto un'altra virata. E ha fatto 7 passaggi radenti sulla Donald Cook simulando un attacco con L'attacco. missili. Cioè ha mandato nel pallone praticamente tutto l'equipaggio. Metà si è cagato addosso, letteralmente. Lo dico perché poi quando quella nave, finito tutto, dopo 7 volte, tipo il Sukhoi si è rotto le balle, si è tornato indietro, tanto il suo lavoro l'aveva fatto, piano piano riescono a riaccendere i sistemi e a tornare con la coda fra le gambe in un porto rumeno della Romania, non mi ricordo quale, dove almeno 21 membri dell'equipaggio sono scesi a terra terrorizzati, hanno chiesto e Benissimo. ottenuto le immediate dimissioni dalla Marina, non volevano più saperne nulla, terrorizzati. Poi, vabbè, questo per dire qual è il livello di questo genere di tecnologie, quindi la possibilità di creare degli aerei stealth a basso costo e comunque non utilizzando, adesso anche loro utilizzano in qualche modo metodologie occidentali, vedi il Sukhoi 52 che era praticamente la versione molto migliore dal mio punto di vista dell'F-22 americano, caccia diciamo così a bassa visibilità radar, chiamiamola così, in dotazione agli americani, però mentre l'F-22 non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuto. Adesso sarebbe troppo lunga a spiegare il motivo per cui non mi è mai piaciuto. Il Sukhoi 52, per la bellezza e la raffinatezza delle linee e degli accorgimenti aerodinamici che ha, è assolutamente è un capolavoro, è veramente cioè, è un'opera di Michelangelo dei cieli, verrebbe da dire. Talmente è raffinato dal punto di vista del design, dell'aerodinamica, che segue appunto comunque i concetti della bassa osservabilità radar, ma comunque anche il Sukhoi 52, secondo me, almeno in parte utilizza gli stessi concetti delle generazioni di plasma intorno almeno a certi punti critici dell'aereo. Ma comunque un discorso estremamente complesso e lungo. Tecnico.
Amore, 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 tanto amore, Andrea. Abbiamo bisogno. C'è bisogno d'amore per Dio. Allora, raccontaci Dobbiamo qualcosa. lanciare la nuova moneta virtuale. E che mica L'amore. c'entra l'amore, ah? Ci attacchiamo un elettrodo al pisello per misurare qual è No, la. no, è l'amore, l'amore. Quello che manca oggi è l'amore. Sì, sto scherzando, lo sai. È l'amore, Siamo qua l'amore. apposta per farci due risate. Sì, ma è un'idea così che è venuta parlando con diverse persone che lavorano con le cripto, che lavorano su questi nuovi sistemi NFT, eccetera. Che si basa appunto su realtà virtuali nelle quali vengono riprodotte le stesse identiche cose che abitualmente noi utilizziamo, dalle abitazioni alle automobili, alle navi, ai negozi, tutto ciò che è il metaverso, no? Quello che ha lanciato poco tempo fa il solito disgraziato. Sì, infatti. Ma quello che manca è l'amore. Cioè, si stanno inventando un sacco di monete, criptovalute, ok? Amore, 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 quindi. E niente, speriamo che qualcuno riesca a imputare, a rendere come una moneta virtuale l'amore che uno riesce a donare a se stesso e al mondo. Ho capito, ma te l'ho detto prima, come lo misuriamo? Ci attacchiamo due elettrodi al pisello? Non ho capito, deve essere più Con chiaro. le azioni. La gente vuole capire, non puoi dire amore, amore, Con amore, le che vuol dire? azioni, con le Eh? azioni, con le Con azioni, le azioni che le vengono, erezioni? le azioni che fanno le persone, quelle che vengono fatte nel mondo reale, Sì, che sto possono essere scherzando. riprodotte nel mondo virtuale diventano moneta. Questa è Bello. un'idea. A parte gli scherzi, lo sai che io ogni tanto. Ma Sì. è bello, sì, è un concetto interessante. Bisognerebbe capire come svilupparlo, implementarlo. Questo eliminerebbe la moneta nel mondo reale. Sì, tra l'altro stavo pensando, boh, si fa un tanto parlare del quantum financial system di queste settimane, questi ultimi mesi, soprattutto in questi ultimi giorni. C'è chi addirittura ipotizza che tutto quello a cui stiamo assistendo possa essere il preludio finalmente, sai che vogliono o hanno già fatto, hanno tolto la Russia dallo SWIFT, eccetera, eccetera. E può darsi che tutte queste sanzioni alla fine si ritorceranno proprio contro chi le sta emanando e anzi saranno diciamo, daranno il là all'implementazione del quantum financial system che di fatto sostituirà tutto il sistema bancario su cui ci siamo basati Sì, fino su ad oggi. piattaforme blockchain, ma di fatto questa manovra assurda e illegittima fatta dall'Europa e dagli Stati Uniti, no? Del blocco dello SWIFT, sembra aver anticipato di un paio di mesi il fatto che lo SWIFT non esisterà più tra un paio di mesi. Quindi Appunto. È esattamente quello che sto dicendo. Poi non so se tu ti riferisci ad altri aspetti. Io mi riferisco al fatto che lo SWIFT diventerà assolutamente inutile nel momento in cui entrerà in obsoleto, sì. vigore Ma la stessa Cina questo. che sta sviluppando il CHIPS, no? Che dovrebbe essere l'alter ego dello SWIFT, Il a quanto CHIPS. pare CHIPS Quindi si chiama. rivedremo Ponciarello e quell'altro. No, no. Anche loro da anni che cercano, stanno sviluppando, ma a quanto pare anche loro dovranno abbandonare questa cosa e adattarsi a questi nuovi sistemi virtuali basati su computazioni quantistiche, quindi tutta una roba estremamente complessa, complicata, in piattaforme blockchain. Quindi, boh, è strana questa cosa che hanno fatto alla Russia, che stanno facendo alla Russia. Poi, tra l'altro, bloccano delle banche, ma non bloccano la Gazprom, no? La banca Gazprom, perché se bloccavano lo SWIFT anche della banca Gazprom, non avremmo più potuto acquistare il gas. Ma di Quindi. fatto però ti faccio notare che è esattamente quello che sta succedendo, ma non perché, cioè, noi, almeno l'Europa, a quanto mi risulta, non sta più acquistando o comunque si accinge a non acquistare più il gas dalla Russia, perché adesso noi non compriamo più niente da loro, no? Cioè della serie, presente Tafazzi, no?
Perché? Perché fa parte un po' dei piani sinistri e perversi di questi qua. Cioè, praticamente la manovra è stata innanzitutto la non certificazione del Nord Stream 1, quello che aggirava l'Ucraina, no? O Ucraina che dir si voglia, che doveva essere certificato entro il 22 luglio di quest'anno, invece non verrà di fatto, altrimenti l'hanno costruito per niente, a meno che alla fine non cambi l'idea. Perché? Proprio perché si vuole impedire, e questo grazie a suggerimenti che arrivano dall'oltreoceano, chiamiamoli suggerimenti, cioè praticamente noi dobbiamo, qualcuno vuole che l'Europa si sganci in qualche modo dalla Russia, dalle forniture di gas della Russia. E dovremmo diversificare, cioè praticamente comprare il gas da altre parti, magari in parte dall'Algeria finché si può, ma soprattutto, e questo è veramente da fuori di testa, dovremmo comprare il gas liquido dagli americani che lo porterebbero qua tre volte il costo, perché costa tre volte di più. Prova a immaginare, devi riempire delle navi più grandi di una portaerei, sono delle specie di grosse cisterne piene di gas liquido. E tra l'altro io mi sono sempre chiesto, e non da oggi, da almeno 15 o 20 anni addirittura, che avevo affrontato questo argomento con un amico ricercatore, che giustamente mi faceva notare, ma proprio in tempi non sospetti, ma tu ti rendi conto di se ci fosse una di queste navi è in porto, vicino a un porto, e per qualche motivo succede un incidente, tu hai idea che razza di botto farebbe una nave così? Quanti danni potrebbe creare? Sì, qualcuno l'ha anche calcolato, si parlano di potenze 10 volte superiori a Hiroshima, in alcuni Quindi il casi. problema non è che praticamente l'Europa, perché qualcuno gli ha detto di dire così, non intende più acquistare né gas, né petrolio, né neanche carbone, probabilmente. Cioè, ci stiamo, noi no, cioè, nel senso non io e te, ma ci stiamo veramente creando dei danni con queste manovre assurde, con queste sanzioni, con queste puttanate. Ci stiamo creando dei danni a livello economico che non abbiamo nemmeno la più pallida idea. Perché ti fa, e qui chiudo e ti ridò la parola. Non è solo il gas, cioè sembra che i russi esportino solo gas e petrolio e magari qualche matrioska, no? C'è il gas, il petrolio, poi c'è il comparto carbonifero, ma c'è anche il comparto dell'acciaio, c'è il più grosso produttore di acciaio russo che ha detto va bene, allora io adesso io esporto circa l'80% del mio acciaio in Europa, adesso non glielo mando più. Tanto non ho problemi a venderlo da altre parti il mio acciaio, in altre parti del mondo. Quindi rendiamoci conto perché a un certo punto dov'è che andiamo a comprarlo, l'acciaio che serve per le industrie, per la manifattura, cioè dove andiamo a prendere? A quali costi soprattutto? Cioè domandiamocele queste cose. Scusa se ti ho interrotto. No, purtroppo ho informazioni ben più gravi rispetto a Sentiamo. queste. Leggevo oggi appunto che nelle mostre feline sono stati proibiti i gatti russi. Questo E è devastante per me, penso anche per te. beh, io ne ho uno qua. Adesso è lì che dorme, non posso alzarmi e andarlo a Stanno prendere. Quindi boicottando perfino i gatti russi. Siamo arrivati a livelli assurdi. Va bene, ho capito l'università, la presentazione, il corso sui Dostoevskij. Dostoevskij, bloccato, poi riavviato. Cioè, questa follia continua, che è esattamente la prosecuzione del Covid, della narrazione del No, Covid, quindi è molto peggio. è pazzesca, Ma cosa cioè. c'entrano gli artisti russi, i gatti russi, i paralimpici, gli atleti paralimpici russi, poveretti? Non Cosa c'entrano c'entrano i nulla. calciatori russi? Cosa c'entrano i piloti di Formula 1 o di altre formule russi? Cosa Questo dimostra c'entrano? quanto questa narrazione, quanto i media che portano avanti questa narrazione siano corrotti fino al midollo, perché è tutta una propaganda, è tutta un condizionamento. Attorno a me io vedo, beh, insomma, stanno diminuendo, qualcuno si sta svegliando, ma vedevo solo esclusivamente persone lobotomizzate, ipnotizzate.
che pur di fronte ai fatti negavano o cambiano discorso, So di cosa non parli, sì. esiste. Un po' come quando no, sono arrivati gli spagnoli in America e non li vedevano perché non li Sì. avevano mai visti prima, fenomeni simili, dove di fronte all'evidenza, ripeto, di fronte alle certezze di evidenza, quindi non prove materiali, le persone continuano a negare. E sta capitando appunto anche con questa situazione Ucraina-Russia, dove chi parla dei russi, diciamo, dicendo attenzione, diamo un colpo al cerchio con la botte, perché qua non è che i russi sono loro i cattivi, no? Nel senso, andiamo ad analizzare la storia, andiamo a verificare cosa è accaduto in questi anni e perché si è arrivati a questo punto. Non è che Putin si è svegliato una mattina e ha detto adesso invado l'Ucraina, che Infatti. tra l'altro non l'ha invasa all'inizio, No, quindi anzi, è infatti. stato ben accorto nel fare, ha cercato di fare operazioni chirurgiche, chiaramente. 8 anni, cioè avrebbe, cioè, infatti molti di noi si chiedono ma cosa aspetta Putin a risolvere la questione del Donbass? Questo ancora 8 anni fa. Siamo andati avanti, almeno io e altre persone, suppongo anche tu, a domandarti, ma come mai con la situazione drammatica che c'è lì e anche gli stessi abitanti appunto di Lugansk e Donetsk si domandavano, ma perché non ci, al di là di qualche, insomma, qualche aiuto materiale, perché non ci aiutano, ci stanno massacrando e si domandavano giustamente come mai. Perché l'origine è ben diversa. Cioè, di fatto, secondo me, questo tempo di attesa, questo tempo che è passato, è servito ai russi per raccogliere informazioni, raccogliere Sì. prove su cosa c'è dietro, chi è stato, chi ha fatto tutta questa manipolazione, scoprire i canali, ad esempio, dei denari che sono arrivati in Ucraina, sono arrivati miliardi e miliardi di dollari in questi anni. Certo, Che dal hanno Dipartimento di Stato. subentrato, pagato e corrotto migliaia e migliaia e migliaia di persone. E quindi probabilmente tutto questo tempo è servito alla Russia per raccogliere tutta una serie di informazioni da mettere poi, in giusto momento, sul tavolo. Sì, sai, io ci pensavo a questo che hai appena detto, è da un po' che ci penso, non nemmeno da oggi. Il fatto che loro da anni stanno raccogliendo informazioni e soprattutto negli ultimi giorni, visto che sono già riusciti ad avere accesso a diversi uffici dei servizi segreti ucraini e a portarsi via un bel po' di documentazioni che gli serviranno ulteriormente per dimostrare il marcio che c'è. Però non posso fare a meno di domandarmi e chiedo a te la tua opinione, visto che all'opinione pubblica no, è stato negato qualsiasi tipo di accesso a informazioni provenienti da quella parte. Cioè, voglio dire, se anche i russi saltassero fuori mostrando i documenti, se di qua nessuno fa vedere quello che i russi vogliono mostrare, siamo da capo. Nel senso, io da qualche giorno su YouTube non c'è più il canale di Russia Today, le stazioni europee dei canali digitali di Russia Today e Sputnik sono stati chiusi, cioè hanno sigillato, blindato qualunque fonte di informazione proveniente da quella parte e ancora peggio andrà in futuro, temo. Quindi nel momento, anche quando anche la Russia giustamente potesse dire guardate qua, guardate qua, guardate questi documenti, guardate questo, guardate. Nel momento in cui volesse rivelare e mostrare al mondo tutta questa documentazione, come farà a farlo? Ma guarda, io l'altra sera ho visto Atlante, una trasmissione, a volte ha dei contenuti interessanti, altre volte ho fatto un disastro, a volte meno interessanti o comunque di propaganda, e verso fine serata hanno presentato il documentario girato da Oliver Stone, Ah, in Russia, dove intervista a Putin. c'è l'intervista a Putin nel 2017. Da questo sono uscite quattro puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti. Penso che questo documento presentato l'altra sera in televisione italiana fosse quasi inedito. E Suppongo l'hanno di sì. presentato a tarda serata, tra l'altro. Prima hanno presentato tutta una serie di
azioni contro Putin e l'invasione sull'Ucraina e sono dei maledetti, eccetera, eccetera. Poi alla fine hanno presentato questo documento, questa intervista. E già nel 2017 Putin ha parlato dell'Ucraina Certo. in questa intervista e vedendolo dopo tanti anni si capisce quello che non ha detto più che quello che ha detto. E questa è la cosa incredibile di questa intervista. Ogni persona è stato incredibile, secondo me. E tra l'altro era riuscito a entrare veramente in empatia con Putin. Ho osservato molto Putin quando rispondeva, il suo atteggiamento, la sua PNL, diciamo, Il linguaggio del corpo. il fatto che continuamente si toccava il dito, lo guardava, sono tutti questi segnali, no? Era riuscito a metterlo anche a disagio. Ci sono stati dei momenti, secondo me, in cui Putin era veramente. Putin è difficile, se non impossibile. Quindi Oliver Stone con la sua presenza, con il suo carisma, era riuscito ad entrare e a un certo punto Putin è stato anche costretto a dirgli no, qua non è mai detto non ti rispondo, non l'ha mai detto, è troppo intelligente per dirlo, ma è stato molto intelligente nell'evitare la risposta o alcune risposte. E quindi già nel 2017 Putin parlando proprio dell'Ucraina ha accennato a quello che ti ho appena detto, quello che ci siamo appena detti, cioè il fatto che lui era ben consapevole di questo problema, ma di fatto stavano raccogliendo informazioni, non avevano prove, avevano bisogno di prove e ha fatto appunto poi il confronto su altre situazioni dove gli americani ne hanno combinate di tutti i colori, no? Ma poi alla fine non è stata colpa degli americani. Veramente, guarda, se riesco a trovarla te la giro Va quella bene. puntata perché è veramente, veramente molto interessante. E fa un po' luce su quello che sta accadendo e sul comportamento di Putin, sul comportamento dei russi. Non è che è solo Putin che, per carità, è diventato praticamente uno zar, no? In Russia, ma si spiega anche perché è diventato uno zar. Basta vedere quello che è successo in Ucraina, tutti sono stati comprati, chi aveva un po' di potere è stato comprato, ecco che alla fine, sai, quando viene diviso il potere di uno Stato, diventa la sua debolezza. Nel caso di Putin invece è la sua forza, il fatto che il potere è stato accentrato a lui. Finché gli reggerà la testa, perché già qualcuno dice che forse è matto o sta andando lì di No, testa. sai, non credo affatto a queste sono le solite stronzate che si buttano in giro per delegittimarlo. Il punto è che noi pensiamo sempre a una guida granitica di Putin. Non dobbiamo dimenticare che intorno a lui, cioè, c'ha degli uomini assolutamente eccezionali su cui non ho il minimo dubbio, ad esempio quello straordinario Lavrov, ministro degli esteri, che ha fatto, che tra l'altro non le ha mandate a dire a quella specie, al venditore di bibite di casa nostra, fantastica quella. Ma poi c'è il suo ministro della difesa, Shoigu, che mi fa impazzire, o cioè, ha affidato veramente a delle persone di grande competenza, valore e moralità degli Sì. aspetti importanti diciamo così, della gestione delle cose dello Stato. Però non è per tutti così. Anche lui ha dei nemici interni di cui noi non sappiamo e non immaginiamo nulla. Io, per esempio, da anni ritengo che uno dei suoi peggiori nemici, o comunque uno dei più pericolosi, è annidato all'interno della banca russa, della banca centrale russa, che è in mano a una tizia che si chiama Svitolina o qualcosa del genere, o Botulina, che cazzo, insomma. Comunque, che è da anni che la tengo d'occhio, questa qui non è mai piaciuta, anche perché lei è direttamente collegata diciamo, a interessi stranieri, quindi Chiaro. diciamo. Fa il suo lavoro per quel che riguarda appunto l'emissione, valuta, cioè fa il suo lavoro, ma è una persona di cui non ci. No, io
e credo che neanche Vladimir, il vecchio Vladimir, credo che sia abbastanza scafato da capire che più di tanto non solo non si può fidare, ma anzi deve stare molto attento. E come lei, come questa persona, ce ne sono altre, le quinte colonne, come si usava a dire anni fa, no? Per definire questi potenziali traditori dello Stato, di qualunque cosa tu voglia mettere al posto dello Stato. Quindi, insomma, anche Putin fa quello che può, fin dove può e quando può. In certi casi deve stare molto attento. È troppo intelligente per non capire che in certi momenti, anche se lui sa che dovrebbe fare certe cose, deve aspettare il momento giusto, le circostanze giuste per farlo. Almeno questa è la mia personalissima impressione. Poi non lo so se è così. No, sono concordo assolutamente con te su questa analisi. Anzi, non solo è molto attento, Tom, ma qualcuno insomma l'ha già fatto sparire, questo è poco ma sicuro, quindi alcune cose che gli vengono additate piuttosto gravi sono vere, ma è quello che deve pagare, è quello che deve essere fatto, cioè a fronte di un'aggressione così di vasta portata che subisce ormai da un ventennio, possiamo dirlo, un ventennio. Parli di lui o della Russia in generale? Sì, è chiaro che si devono difendere. Ed è chiaro che soprattutto i traditori, perché questo sono, certo, traditori degli interessi di Stato, degli interessi del popolo, è chiaro che a un certo punto qualcuno comincia a sparire. Mm-hmm. È inevitabile, io penso che sia inevitabile. Non sono mai stato al posto di Putin, non vorrei esserci, anche e soprattutto per le decisioni che ha dovuto prendere e che sta prendendo tutt'oggi. Che ne sparisse anche qualcuno qui da noi, invece qua sempre peggio. Vabbè, lasciamo stare. Beh, ne vorrebbe un paio di Putin in Italia, non uno, sì, un paio, per sistemare un po' le cose. Ma paradossalmente li avevamo almeno un paio e sono morti, se hai capito a chi mi riferisco. Sì. Immagino. Facevano parte di quella magistratura che oggi, anche a fronte di quello che è saltato fuori su un D'Alema, che praticamente racconta che è stato intercettato a discutere la vendita di due corvette alla Colombia e discuteva su come praticamente far arrivare i soldi senza, evitando, no? Cioè, non so, io chiedo a te, non è la mia materia, ma non siamo di fronte a uno, cioè è un genere di malversazione che prevede la galera immediata, credo, questa, non lo so. Purtroppo sì, ma sono capitati un sacco di episodi negli ultimi due anni in cui dovremmo vedere... Ho citato almeno... l'ultimo, così, per citare questo. Dovrebbero per dire... essere tutti in galera, se non fucilati addirittura. Appunto, per altro esatto. Quindi... Sì. Ma hanno in mano tutto loro. In questo momento è tutto in mano a loro. Sì, anche la magistratura, evidentemente. Assolutamente sì. Qualche magistrato si sta svegliando, forse, sai, magari gli è morto il figlio, gli è morta la mamma. Sì, molti sono stati intimiditi, certo. Molti, quindi, quei pochi. Qualcuno magari adesso si è anche incazzato. C'è qualcuno è morto, tipo, no? Proprio qualche settimana fa, per carità, non era più in servizio, però ricordiamo che cosa ha tirato fuori, insomma, quando poi hanno addirittura fatto un TSO per silenziarlo, questo povero. Sì. Chiaramente, avendo in mano tutto, possono fare tutto quello che vogliono. E lui comunque all'epoca fece delle dichiarazioni gravissime che comunque erano, lui evidentemente era in grado di era perfettamente in grado di provare, di sostanziare. Non è che documentate anche. Questo voglio dire, non è che era uno che si era fatto di LSD e che quindi andava in televisione a raccontare, no? Ha spiegato per filo e per segno qual era la situazione italiana. È stato completamente ostracizzato dai suoi colleghi, ostracizzato dalla stampa, nessuno si è mai interessato ad approfondire che cosa volesse, cioè come poteva,
cosa aveva in mano per poter dimostrare le gravi accuse che faceva con tanto dell'Italia 80, no? Eh? Mi sbaglio? Lui, no, lui adesso non mi ricordo se era partito da lì, forse era partito anche dall'Italia 80, quindi sì. Da può darsi, sì. Da quell'altro grandissimo scandalo. Disastro all'italiano. Ustica, certo. Ustica. Ustica. Comunque ad oggi zero colpevoli. Comunque adesso non ho fatto i conti, ma era anche relativamente giovane, cioè non so se hai notato quante morti strane ci sono state negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Sì. Alcune puoi dire vabbè, cioè Montagné in fine conti aveva la sua età e va bene, ci può anche stare, strano che proprio lei. Però c'ho scritto anche un articolo che comparirà sul prossimo Nexus, te lo manderò, armi esotiche per killer silenziosi, ho fatto una bella ricerchetta e credo di aver toccato alcuni punti interessanti, non vedo l'ora di leggerlo. Te lo manderò, volevo mandartelo una volta che me lo mandano impaginato, se no mi tocca mandartelo con le immagini separate, cioè, vabbè. Te lo mando comunque, figurati se non te lo mando. Quindi, caro Andrea, così vanno le cose. Vuoi concludere, visto che abbiamo ormai superato abbondantemente l'oretta, possiamo anche... Oh cavoli, sono già le 7 qualcosa. Ma lo sai come funziona, anche quando eravamo in balcone. Oh cazzo, ma che ora è? Sì, ma lì c'erano le... insomma, sì, lo so. Va bene, c'erano altre cose anche. C'erano altre cose. Che non vedo l'ora di rifarlo, sì, con te. Certo, anch'io. Non immagini quanto. Ma per concludere, io se vuoi direi intanto diamoci un altro appuntamento. Certo. Magari per la settimana prossima. Io tra l'altro ho l'Eugenia che parte domenica. Quindi, quando il gatto non c'è... Parte domenica e quindi sarò, diciamo, relativamente un po' più libero anche. Mm-hmm. Anche se restavo a casa con molta preoccupazione. Certo. Perché sai, arrivare fino a Minsk non sarà facile, e quindi ci aggiorniamo la settimana prossima con altri argomenti, soprattutto di attualità, anche perché penso che in questa settimana, che ormai sta per concludersi, all'inizio della prossima settimana ci saranno delle novità molto, molto eclatanti per questa situazione russa. Questa è una domanda interessante. Questa è una domanda interessante, credo che si rivolta in particolare a me. Ma questo boicottare qualsiasi cosa che ha a che fare con i russi potrebbe avere un'analogia con quello che è successo con la Grande Tartaria? Se chiedi a me, assolutamente sì. Assolutamente sì. E ti dirò anche perché, Nikkei 2001. Ti dirò anche perché. Perché ho visto un video risalente alcuni anni fa, in cui praticamente Putin omaggiava, non mi ricordo chi era sinceramente, comunque praticamente il discorso della Grande Tartaria era saltato fuori quando Putin ha ricevuto il presidente o il governatore di un territorio che un tempo era appunto comunque della Federazione russa, che in qualche modo era pertinente a quella che adesso conosciamo con quella che era la Grande Tartaria, e lo omaggiò proprio con delle mappe storiche. E guarda caso, credo che questo ricevimento di questo dignitario o governatore, dovrò andarmi a rivedere, ricercare questo filmato, perché corrisponde proprio in qualche modo, credo che dal punto di vista cronologico corrisponda al momento in cui l'argomento della Grande Tartaria è cominciato a saltar fuori, ed è cominciato tra l'altro a saltar fuori proprio grazie a un sito russo, guarda caso. Comunque lì praticamente, per sintetizzare se non facciamo notte, omaggiò, e praticamente è come se avesse sdoganato ufficialmente l'argomento della Grande Tartaria, perché accogli questo qua, gli doni delle mappe storiche che rappresentano proprio il territorio della Grande Tartaria, eccetera, eccetera. Non so,
essendo un argomento che cambierà veramente tutto nella storia che conosciamo, quando finalmente verrà approfondito, sdoganato come merita, insieme a tanti altri, credo che l'argomento della grande Tartaria faccia parte di quel pacchetto di verità nascoste che, quando verranno rivelate in maniera completa, saranno uno schiaffo tale per l'opinione pubblica a livello globale che cambierà sicuramente molto di quello che abbiamo intorno. Ecco, per rispondere se sono riuscito alla tua domanda. Quindi, vabbè, dicevamo della prossima settimana. No, tra l'altro, proprio visto questo piccola parentesi, proprio 2 giorni fa sono stato a Padova con Eugenia. Non dirmi che sei stato al Pedrocchi e hai notato i bellissimi grifoni neri che sono nel. In verità l'ho portata al santo. Beh, anche lì c'è qualcosa. Perché non l'aveva mai visto, e quindi ho detto: è arrivato il momento, andiamo a fare una visita al santo, e così è stato. Poi lì, nelle vicinanze del santo, c'è un luogo, c'è una costruzione molto antica, che si chiama Antonianum, dove c'è una torre. Sì. E questa torre ha delle strane antenne a forma di Davvero? vortice. Sì, e ti mando le foto. L'ho Ma condiviso facciamo uno scambio di online. figurine. Io ti mando i grifoni del Pedrocchi e tu mi mandi le antenne della torre. Condiviso proprio lo stesso giorno, poi nel blog che c'è in Facebook, uno dei blog più seguiti che portano tracce, appunto, e Sì, documenti sulla Tartarian, sì, grande certo. Tartaria. Ho scritto, mettendo la foto, ho scritto: che cos'è questo? E Tra si è l'altro, no, scatenato l'inferno, immagino. non si è scatenato l'inferno, però dopo lì, sai, ci sono quelli che dicono: ma sono delle antenne per Sì. captare, per emettere. C'è chi dice che è una cosa contro gli uccelli. Vabbè, insomma, di fatto, tra l'altro, quel grande palazzo, molto grande, tra l'altro, a quanto pare ha come datazione 1100-1150, almeno le basi di quel palazzo, e si vedono che sono, tra l'altro, sono anche su un livello Ah, diverso. Cioè, già, sì, classico. abbiamo notato quello che si dovrebbe notare nel caso in cui c'è stata un'alluvione, che poi è stata nascosta, appunto questa storia, che riguarda la Grande Tartaria, e ci sono molte testimonianze fisiche anche a Padova, e quindi poi E come se camminando. ci sono, certo. Certo, solo che le abbiamo viste, sono sempre state davanti ai nostri occhi e non le abbiamo mai viste per quello che sono Sì, è veramente, come incredibile. dappertutto, è pazzesco. Comunque, visto che sei Incredibile. a Padova, ti consiglio anche che fate un giro in Via della Gigantessa, così, già che sei lì, osserva. No, perché Via della Gigantessa, facciamoci delle domande. Come mai una via gli danno questo nome? La Via della Gigantessa, eh? Vabbè, comunque, Vai. senti. Andrea, è stata una chiacchierata bellissima, me la sono proprio goduta, spero anche tu, ma penso di sì, Assolutamente conoscendoti. sì. Quindi la prossima settimana ci organizziamo per una nuova diretta e così potremo anche interagire con chi avrà la pazienza e la voglia di ascoltare i nostri E deliri. così E per il aggiorneremo momento, anche questa situazione drammatica dell'Ucraina. assolutamente. Quindi, Ribadisco, io sono contrario alla guerra, come lo sei anche tu, certo, sicuramente. siamo, certo. E a volte però uno sporco lavoro va fatto e qualcuno lo deve fare, ecco, mettiamola Ecco, così. e noi da ex paracadutisti lo sappiamo bene. Lunga vita e prosperità a tutti. Ne parleremo la Lunga prossima vita a volta. te. Andrea, è stato bellissimo. Ciao.